Sono le 18.45 del 27 ottobre 1962. Temperatura 9 gradi, pista 36. Quello che state ascoltando è un documento unico, è la registrazione originale, inedita, delle comunicazioni via radio tra la torre di controllo di Linate e India Alfa Papa, nome in codice dell'aereo che stava portando a Milano il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Nonostante il maltempo, la voce del pilota Ernerio Bertuzzi sembra tranquilla. Il pilota aziona il comando per l'apertura del carrello. India Alfa Papa non risponde più. L'aereo è precipitato nella campagna di Bascapè, a pochi chilometri dall'aeroporto. Muoiono il presidente dell'ENI Enrico Mattei, il giornalista inglese William McCall, il pilota Ernerio Bertuzzi. Ma cosa è successo veramente a quell'aereo? Si è trattato di un incidente o di un sabotaggio? La morte di Mattei è stata il primo mistero italiano. Noi l'abbiamo raccontato a Mixer e ve lo proponiamo. Eventualmente. Miro inbound, mi porterò a 2000 piedi sul beacon. Ha ricevuto l'India Alfa Papa. Fra quanto tempo prevede l'atterraggio? Passo? Fra un minuto e mezzo. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. 27 ottobre 1962, caduto bireattore ingegner Mattei. Mattei era sull'aereo. I frammenti sparsi in un largo raggio fanno pensare che l'apparecchio sia esploso. La sciagura non ha avuto testimoni oculari. La parte anteriore dell'aereo è visibile nella buca profonda oltre 4 metri. Il 28 ottobre tutti i quotidiani aprono con la morte di Mattei. Adesso che è morto, chi l'aveva combattuto lo elogia. I pochi che lo amavano lo mitizzano. Tutti riconoscono che sarà difficilmente sostituibile e che è morto povero. Non era comunista, scrive il New York Times, sebbene avesse sviluppato durante gli ultimi anni una forte deviazione anti-americana e anti-NATO. Si avanza l'ipotesi che sia stato assassinato. Una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. In un rapporto segreto del National Security Council del 1961 si legge: la politica petrolifera italiana, dominata da Mattei, ha sferrato attacchi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali e alla loro struttura internazionale dei prezzi, con un impatto distruttivo nei rapporti tra le compagnie stesse e i governi del Medio Oriente e ovunque. Le tattiche di Mattei hanno inoltre alimentato, specialmente in Africa, sentimenti anticolonialisti. Nel documento sembrano esserci tutti gli elementi che via via svilupperemo nel corso di questa inchiesta: la politica del petrolio, i servizi segreti, gli interessi economici delle multinazionali del petrolio, il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale del primo dopoguerra, il colonialismo e la realtà africana emergente. Ma intanto, chi era la vittima? Enrico Mattei.
Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paese delle Marche, il 29 aprile del 1906. A 14 anni Enrico Mattei lascia la scuola per fare l'operaio, 10 ore di lavoro al giorno per una paga misera. Poi trova un posto migliore nella Conceria Fiore, dove lavorano 150 operai. A 23 anni è diventato direttore, ma è solo l'inizio. Adesso mira più in alto, si trasferisce a Milano a metà degli anni 30 in un industriale di successo. Per le sue capacità organizzative viene nominato comandante delle formazioni partigiane cattoliche. Qualche giorno dopo la liberazione, il comandante partigiano Enrico Mattei, l'8 maggio del 45, sfila nelle strade di Milano a fianco del generale Cadorna, di Luigi Longo, di Ferruccio Parri, di Giovanni Battista Stucchi e Mario Argenton. Qualche giorno dopo la fine della guerra, Mattei era stato nominato commissario straordinario dell'AGIP dalla Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia. L'incarico era quello di liquidare l'azienda di Stato e cedere tutto ai privati. Prima di liquidare, Mattei cercò di capire che cosa gli avevano affidato. Gli ordini era abituato a darli, non a eseguirli. Mattei, a soli 39 anni, è diventato oramai già un uomo scomodo, un uomo contro, un uomo che mette perfino in discussione le clausole del trattato di pace con gli Stati Uniti, che prevedono dei pesanti vincoli per noi nella fase di ricostruzione. Non vuole svendere le risorse nazionali, vorrebbe trovare dei privati con i quali costruire il futuro energetico dell'Italia, ma non li trova perché non ci sono e deve fare da solo, e questo lo espone a un grave rischio. Mattei non ha dubbi, per la ricostruzione le fonti energetiche sono strategiche. Richiama i tecnici dell'AGIP fascista e riprende ricerche e perforazioni. Agli attacchi continui di Don Sturzo, che sostiene gli interessi della Galfa americana, Mattei risponde costruendo il metanodotto. Per superare gli ostacoli burocratici, trasgredisce a 8.000 ordinanze, lavorando di notte. Quando mancano i soldi, garantisce i finanziamenti con le sue proprietà. Lo scontro sull'AGIP è politico, verte sulla legittimità dell'intervento pubblico nei settori produttivi, sul primato del libero mercato e dell'iniziativa privata. Tutta la grande finanza italiana, guidata da Giorgio Valerio, presidente della Edison, il più importante monopolio industriale italiano, è contro di lui, alleata con l'industria petrolifera americana, sostenuta dalla politica energetica del Dipartimento di Stato. Ma quando arrivammo al primo pozzo produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, veramente rivelando una grande ricchezza al paese, nello spazio di circa un mese furono presentate circa 300 domande di concessione, che coprivano tre volte tutta la Valle Padana, e fu anche allora come una leggendaria, ripetendo proprio una leggendaria, corsa all'oro, cioè una corsa per l'accaparramento delle concessioni nella Valle Padana. Aveva una grande idea, che non si poteva sviluppare l'economia italiana fuori dall'autarchia senza acquisire un minimo di indipendenza internazionale in materia energetica. E questo fu il suo cruccio, Vanoni lo sostenne molto, da lì nacque l'idea dell'ENI, che non fu così semplice, perché Ivan Matteo Lombardo, lo stesso Rodolfo Morandi furono contrari a questa idea che sembrava un po' avveniristica. De Gasperi era perplesso su pressione delle grandi multinazionali e anche del governo americano, ma alla fine, quando Vanoni convince con Mattei De Gasperi ad andare a Corte Maggiore a fare la visita al primo pozzo di petrolio, anche De Gasperi si convince e nasce l'ENI. La sigla del cane a sei zampe dunque sta per nascere, e le sue fondamenta, come abbiamo sentito dal senatore Granelli, si basano su una semplice intuizione. Ma quanto quest'idea, per quanto semplice, sia dirompente per l'assetto politico ed economico internazionale, forse non è chiaro a molti. È invece chiarissimo a lui, a Mattei, che decide di andare avanti ad ogni costo e lascia un altro indizio per la nostra ipotesi investigativa. Mattei non perde occasione per ripetere ciò che Vanoni ha detto al Consiglio Nazionale della DC di Firenze nel 1949. Metano e petrolio garantiscono delle rendite di posizione che possono essere eccezionali. Può lo Stato essere indifferente al fatto che gruppi privati possano realizzare guadagni valutabili sull'ordine di decine di miliardi?
Molti dei partigiani cattolici che hanno lottato con lui sono stati assunti all'AGIP e portano nell'azienda l'entusiasmo di farne la struttura portante della ricostruzione, dello sviluppo e dell'occupazione. Le perforazioni riprese sin dal 45 continuano. Dai 14.000 metri del 49 si passa ai 130.000 del 52. La rete del metanodotto che dal 48 collega il pozzo di Caviaga alle industrie bergamasche si estende a tutto il nord, fornendo a tutti energia a buon mercato. Anche il numero dei pozzi cresce. Nel 1952 quelli attivi diventano 6. Nel 1953, dopo un dibattito durissimo, il Parlamento approva la legge costitutiva dell'ENI, che assegna l'esclusiva della ricerca nella Val Padana al nuovo ente. Mattei, grazie a Vanoni, ha ottenuto anche l'appoggio di De Gasperi, che in quell'occasione fu fondamentale. Intanto un altro compagno di lotta di Mattei, il partigiano Giovanni Marcora, detto Albertino, ha fondato la base, la corrente che raccoglie parte della sinistra democristiana. Nel 1956, nel panorama conformista del giornalismo italiano, nasce un nuovo quotidiano, Il Giorno, voluto e finanziato segretamente da Mattei, che ne affida la direzione a un grande giornalista, Gaetano Baldacci. Per costruire una grande impresa è necessario il consenso, Mattei lo sa e non vuole lasciare nulla di intentato. Mattei voleva un quotidiano per essere alla pari, per pari dignità, diciamo, con tutte le altre forze economiche in campo. Mentre l'ENI diversifica e innova costruendo la prima centrale nucleare, gli attacchi si moltiplicano. Mattei corrompe, paga i partiti, compra i suoi nemici, dicono gli avversari. È vero, ma nessuno parla del flusso di denaro che in quegli anni la grande finanza e i petrolieri americani elargiscono con generosità per le campagne contro Mattei. Su richiesta di La Pira, Mattei salva dalla crisi Il Pignone, una sofisticata azienda meccanica, dà lavoro ai cantieri per costruire la flotta AGIP, batte la concorrenza abolendo il deposito sulle bombole di AGIP Gas. Nel nuovo stabilimento petrolchimico di Ravenna produce concimi azotati a prezzi inferiori a quelli del monopolio della Montecatini, crea una modernissima rete di distribuzione per la benzina super corte maggiore, i prezzi sono i più bassi d'Europa. Nel Mezzogiorno sostiene la linea per il riscatto del Sud dalle croniche condizioni di arretratezza, con lo sviluppo cresce l'occupazione e i voti alla DC. Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Le parole di Mattei che abbiamo appena ascoltato sono un incentivo per superare la difficile fase della ricostruzione e per arrivare vittoriosi al traguardo del benessere. Per quest'uomo simpatico, dall'aria accattivante, dai toni gentili, dall'eloquio affabile e il successo popolare. Ma Mattei non è un politico e non ha nessuna intenzione di fermarsi ai bagni di folla. Il suo obiettivo è molto più ambizioso e travalica i confini nazionali. Adesso Mattei va all'estero da grande imprenditore. In Italia c'è solo metano e il petroliere senza petrolio stringe accordi con i paesi ex coloniali che vogliono affrancarsi dal dominio del cartello del petrolio. La sua politica è sostenuta dalla sinistra DC e dalla corrente di base. Il presidente Gronchi e Fanfani sono tra i suoi referenti politici. Il primo accordo importante lo firma con lo Shah in Iran, poi va in Marocco, Libia, Sudan, Tunisia, Nigeria, Ghana, Egitto. Offre a tutti condizioni senza precedenti nella storia del petrolio. Inoltre si occupa della formazione dei tecnici che arrivano a San Donato Milanese per imparare a gestire gli impianti che l'ENI sta costruendo in quei paesi.
competitività acquista il carattere di una guerra per le grandi compagnie e Mattei è ormai un problema serio. Parlano di lui come di un uomo che va in giro per il mondo come un guerrigliero. È vero o no che a partire dal 55, tanto per dare una data, dei popoli di Bandung, è cominciata l'emergenza dei popoli del terzo mondo? Questo è il fatto fondamentale della storia presente. E che significa questa emergenza? Dare ad essi la possibilità politica ed economica perché divengano delle forze storiche nuove. Bene, Mattei capì questa cosa, elementare, e quindi capì che se quando un'economia si sviluppa in quel senso, è una politica in quel senso, quello è il senso della storia. Allora ogni giorno più egli possedette sperimentalmente il senso della storia presente e dei grandi sviluppi verso cui si va incontro. L'ex partigiano di un tempo che sembra arrivato quasi per caso ad essere un signore del petrolio diventa così una miscela esplosiva di Robin Hood e Che Guevara. La storia dei suoi sforzi è anche la storia dei popoli. Dietro l'Eni di Mattei non vi è soltanto una grande azienda pubblica che produce occupazione e ricchezza, ma soprattutto vi è un progetto politico che pone l'Italia al centro del Mediterraneo. E dietro la faccia bonaria di Mattei c'è anche l'ombra incombente di un uomo duro, risoluto, che desta l'interesse dei servizi segreti americani. I dossier col suo nome e col marchio di Top Secret raggiungono il tavolo dei presidenti degli Stati Uniti, prima Eisenhower e poi Kennedy. In un rapporto della CIA del 1958 su Mattei si legge: i suoi amici, notoriamente il presidente Gronchi e il premier Fanfani, sono ora al governo. Il ruolo di Mattei nella politica interna ed estera è diventato ancora più preminente che negli anni del dopoguerra. Egli è nella posizione di esercitare un'influenza spesso decisiva nella formazione del governo e nella politica economica. La politica di Mattei nuoce gli interessi delle sette sorelle, le compagnie petrolifere più grandi del mondo. Interessi così ramificati che nessun governo è in grado di controllare. Questa forza consente alle compagnie di esercitare un'influenza decisiva sui servizi segreti e sulla politica estera dei governi. Il controllo del mercato era garantito sin dal 1928 con un accordo segreto, quello della Red Line, una linea rossa che delimitava una parte del mondo all'interno della quale i firmatari del patto segreto non potevano farsi concorrenza. Nessuno doveva e poteva violare queste regole. Mattei stava violando questo patto. A livello mondiale i maggiori produttori di petrolio sono quelli che ne consumano meno, mentre i consumatori più forti sono anche quelli che controllano con ogni mezzo il mercato in maniera monopolistica. Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia, tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi: ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse: che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico: in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice: voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi: cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi: ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Il modesto e pacato Mattei degli aneddoti è dunque anche il duro e deciso Mattei che non molla, scavalca gli accordi detti e scritti, abolisce le consuetudini, in piena guerra fredda si trasforma in una vera e propria spina nel fianco delle sette sorelle e poi con un gesto a sorpresa indossa il colbacco e va a Mosca. Nell'autunno del 60 Mattei firma un importante accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di greggio. Le reazioni sono violente. La stampa statunitense lo definisce traditore perché mette a repentaglio la sicurezza della NATO e del mondo occidentale. L'accordo
prevedeva l'acquisto da parte dell'ENI di un quantitativo molto considerevole di petrolio, che allora copriva quindi una quota non inferiore al 25% del fabbisogno dell'ENI in quel momento. Il prezzo fu eccellente, si staccò decisamente dai prezzi che venivano praticati allora dalle compagnie del cartello. Comincia a crollare il muro, non so se per usare un'espressione del tutto impropria, ma comincia a crollare il muro. E poi però gli americani si rendono anche conto che questa linea politica non è solo di Mattei, perché i rapporti economici tra l'Italia e la Russia non furono cominciati da Mattei, furono cominciati da Dino Del Bo, da un ministro. Vive la Repubblica! Vive la Po! Vive la France, grida il generale De Gaulle, ma in quel caso il grido è troppo anticipato per essere definitivo. La grandeur francese non ha fatto infatti ancora i conti con la reazione algerina e con la nuova realtà internazionale sempre in movimento, e soprattutto non ha fatto i conti con la lungimiranza di chi, come Mattei, voleva abbattere i confini imposti dai signori del petrolio. Il sogno di un'Algeria francese si scontra con la guerra di liberazione. I tentativi di reprimerla con il napalm e le torture sono vani. L'Algeria francese divide la Francia. La guerra si estende dai territori d'oltremare fino a Parigi. Iniziano gli attentati al plastico dei terroristi francesi dell'OAS, l'organizzazione armata segreta contro i sostenitori dell'indipendenza algerina. Mattei si schiera con la lotta del popolo algerino, pensa al futuro, a un'Algeria indipendente con la quale trattare alla pari per il petrolio del Sahara. La questione algerina dunque è un altro di quei tasselli che coincidono con le svolte della politica internazionale, e per la nostra inchiesta l'affare Algeria è un altro indizio fondamentale. Il 28 luglio del 1961 Enrico Mattei riceve una lettera proveniente dalla Spagna e la sua condanna a morte, decisa dall'organizzazione armata segreta contro l'indipendenza dell'Algeria, l'OAS. I giornali la riportano in prima pagina il primo di agosto. Questo è il testo integrale della lettera che metterà paura a Mattei. L'OAS, di cui avete certamente sentito parlare in Algeria e di cui conoscete i mezzi per sopprimere i disturbatori con gli attentati al plastico, ha il piacere di portare a conoscenza le decisioni che vi riguardano e che sono state prese in una riunione segreta a Parigi. Sono considerati come ostaggi e condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della sua famiglia. Ad ogni modo, questa decisione verrà messa in atto solo se, dopo questo avvertimento, il signor Mattei continuerà nelle sue attività nefaste per la Francia e i suoi alleati. Uno dei nostri emissari parte per Roma per mettere a punto la modalità della nostra decisione, nel caso che continuiate con le vostre attività sovversive. Quando lui si è trovato in difficoltà per questa minaccia di morte fatta dall'OAS algerino, lui, che non si fidava troppo della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti, fu invitato ancora dal CEFIS. Allora ero diventato dipendente dell'AGI e andai a Roma e mi misi a disposizione. Mattei vive con la moglie a Roma, all'albergo Eden, in due piccole stanze. Il comandante Pacchetti organizza subito le misure di sicurezza, chiama altri partigiani e provvede a rendere sicuro l'albergo. Il piano superiore e quello inferiore vengono affittati e messi sotto il controllo della polizia. Pacchetti diventa l'ombra di Mattei, non è sposato, non ha figli, è pronto a dare la vita per il suo amico. Siccome in guerra era stato da noi, in montagna, era stato coraggioso durante la resistenza, dimostrare di avere fifa, insomma, per uno come lui, come un uomo in evidenza, poteva dar fastidio. Allora io lo facevo salire a sinistra, io salivo a destra, avevo sempre la machine pistola pronta, io avevo una pistola a 24 colpi, quindi, e gli mettevo il braccio così, di modo che la testa e il collo erano riparati da mio braccio. Io poi avevo il giubbotto che mi arrivava fin qua giù, ma era sotto la camicia, non si vedeva,
quindi le spalle mie e le sue, lui le riparava col braccio, le mie erano coperte anche se ci sparavano di dietro. Sabotato l'aviogetto dell'ENI, titola Il Giorno, è il 10 gennaio 1962. Rinvenuto un cacciavite in uno dei due reattori. L'ingegner Mattei doveva raggiungere il presidente del Consiglio Fanfani in visita ufficiale in Marocco. Il comunicato dell'ENI sottolinea che un corpo estraneo ha danneggiato il reattore e avrebbe potuto provocare un'esplosione. Mattei rinuncia al viaggio. Nel luglio del 1962, il Corriere della Sera pubblica una serie di articoli durissimi contro Enrico Mattei a firma di Indro Montanelli. È la prima volta che l'autorevole giornalista si occupa del presidente dell'ENI. Come mai nel 62 decise, oppure le fu chiesto, di scrivere questi articoli contro Mattei? Non mi fu chiesto assolutamente nulla. Fu io che proposi e dissi al Corriere: badate bene che questo vi costerà la pubblicità dell'ENI. La pubblicità dell'ENI era molto forte in tutti i giornali, era così che lui anche aveva, diciamo, la complicità della stampa italiana, perché pagava delle grosse somme per la pubblicità dell'ENI. E ci fu una riunione al Corriere in cui io dissi: guardate bene quanto vi rende la pubblicità di Mattei all'anno. E questi tirarono fuori delle cifre molte, centinaia di milioni di allora, erano i milioni degli anni 60, dei primi anni 60. Io: siete disposti a perdere, perché li perderete. Se siete disposti a perderli, io sono pronto a fare questa inchiesta che mi interessava dal punto di vista politico, cioè la mescolanza fra gli affari e la politica. Ecco, questo era il pericolo che io vedevo. E devo dire che era giusto che lo vedessi, perché cominciò di lì. Mattei usava i partiti. La situazione dopo la morte di Mattei si è totalmente trasformata. Ma insomma, le transazioni di oggi fanno un po' ridere, sono delle miserie, sono delle meschinerie in confronto al programma, al sogno di Mattei. Mattei non è che pagava delle tangenti per avere questo o quell'appalto, l'uomo era molto al di sopra di queste cose qui. Mattei pagava i partiti perché facessero una certa politica, si imponeva ai partiti, era lui il padrone. Poi i partiti sono diventati i padroni di questi altri piccoli uomini. Mattei, insomma, era un uomo che pensava e che agiva grosso, che agiva in grande. No? Questi sono dei piccoli, sono dei quacquaraquà, come dicono in Sicilia. Il 26 ottobre del 62 Enrico Mattei vola in Sicilia, a Gela. Il giorno dopo deve essere a Gagliano per assicurare alla popolazione che in Sicilia ci sarà lavoro per tutti grazie al metano. Oggi abbiamo trovato il metano anche a Gagliano. Amici miei, noi non vi porteremo via niente. Tutto quello che è stato trovato è della Sicilia. Noi non portiamo via il metano. Rimane in Sicilia per tutte le industrie, per tutte le iniziative, per tutte quelle cose che la Sicilia dovrà esprimere. Così si può levare la miseria di Gagliano. Come? Così si può levare la miseria di Gagliano. Amico mio, io non so come lei si chiami, ma anch'io ero un povero come lei. Anch'io ho dovuto emigrare perché il mio paese non mi dava lavoro. Noi ci impegniamo ad assorbire tutti quelli che potrete darci. E ascoltatemi bene. Sarà necessario che tornino molti di quelli che lavorano all'estero, perché a Gagliano ci sarà posto anche per loro.
Dopo il discorso di Galliano, Mattei parte da Catania diretto a Milano il pomeriggio del 27 ottobre. Nell'aereo con lui c'è il giornalista americano William McHale, inviato di Time Life. Il pilota è Ernerio Bertuzzi. L'aereo decolla alle 16.55. Tra quanto tempo fa vedere l'atterraggio? Passo? Tra un minuto e mezzo. Finisce così la rivolta di Mattei contro la dittatura dei petrodollari. Da quando ha disobbedito agli ordini di liquidare l'AGIP sono passati solo 17 anni. L'ENI è cresciuto, l'Italia è cambiata. Il crollo dell'aereo della notte del 27 ottobre del 62 ha trasformato quello che fino a quel momento era il problema Mattei nel caso Mattei, un mistero a due interrogativi: incidente o sabotaggio. E allora ritorniamo direttamente a quella notte, a rogo di Lamiere, che illuminò la campagna intorno a Milano all'improvviso. I primi a sapere la notizia del disastro sono quelli che aspettano Mattei all'aeroporto di Milano. Tra questi la sua guardia del corpo, Ottavio Rapetti, al quale Mattei prima di partire aveva detto: questa volta resto a casa, non c'è più pericolo. Anche Giuseppe Ratti, un dirigente dell'ENI, sta aspettando il suo presidente. La prima reazione fu piuttosto per il sabotaggio che non per l'incidente. La notizia del disastro si diffonde rapidamente. Molti si chiedono perché Rino Pacchetti, responsabile della sicurezza, fino a qualche mese prima sia stato mandato a casa. Mattei mi disse: Rino, non te la prendere a male, ora siccome io viaggio meno, quando sono qui in Italia io c'ho Ottavio, vado bene con Ottavio, stai tranquillo, che lui è come se tu fosse te, infatti Ottavio era come se fosse io. Se dovesse andare all'estero, quando vado, vieni te. Ebbi l'impressione che qualche pezzo grosso dirigente a quel tempo abbia voluto minimizzare il pericolo che correva Mattei, forse riuscendo anche a convincerlo. E forse cercare di togliermi di mezzo perché io ero intransigente. Le sedi ENI di Roma e Milano si riempono di gente. Molti partono per Bascapè. Un dirigente della SNAM viene incaricato di recarsi con gli infermieri sul luogo del disastro. C'erano alcune foto elettriche che illuminavano e lì iniziammo subito la raccolta dei resti anatomici di tutte le persone. Raccogliendo e mettendo questi pezzi anatomici sia nelle federe sia in questi grossi lenzuoli che avevamo portato da San Donato Milanese. Questa dunque era la tragica scena del disastro dove morì il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Le ipotesi più svariate e lo shock per la tragedia occupano la mente dei soccorritori per tutta la notte, sino all'indomani quando i giornali aprono tutta pagina con la morte di Mattei. Alcuni avanzano l'ipotesi di un sabotaggio dell'aereo, di un assassino. Questa ipotesi aleggiò come un sospetto sull'atmosfera dei funerali privati di Enrico Mattei. Il 31 ottobre a Matelica ha luogo la cerimonia per la sepoltura della salma nella tomba di famiglia. Due giorni prima c'erano stati funerali di Stato a Roma. La bara che viene interrata contiene però solo parte dei resti del corpo di Mattei. All'Istituto di Medicina Legale di Pavia continua infatti l'identificazione di quello che resta dei corpi. Oltre ai medici è presente solo Rino Pacchetti. Nessuno dei familiari ha avuto la forza di partecipare al riconoscimento. Intanto si aspettano le conclusioni dell'inchiesta affidata al generale di brigata aerea Ercole Savi dal ministro della difesa di allora Giulio Andreotti. Con la sepoltura sulle cause della morte di Mattei cala il silenzio. Ma questo silenzio non è destinato a essere duraturo. I misteri sono tanti, le incongruenze sul caso spesso risultano clamorose. Dopo neanche un anno da più parti iniziano a trapelare delle prove vere e proprie, semplici indicazioni, ipotesi, supposizioni, non tutte confermate da una verifica attenta.
Il 19 marzo del 63, secolo XX, un nuovo settimanale diretto da Giorgio Pisanò titola Enrico Mattei è stato assassinato. Nell'articolo a firma di Fulvio Bellini si sostiene che l'aereo è esploso in volo, che i mandanti sono le compagnie petrolifere, che i sicari sono dell'OAS, l'organizzazione terrorista francese guidata da un ufficiale in divisa della polizia, che alcuni dirigenti dell'ENI nascondono molte cose. Gli articoli che promettono grandi rivelazioni non sono altro che un montaggio di ritagli di giornali. Prove concrete o indizi affidabili? Nessuno. L'inchiesta passa inosservata, ma c'è una strana coincidenza. Viene pubblicata subito dopo le conclusioni dell'inchiesta ufficiale, che è coperta da segreto e che esclude ogni ipotesi di esplosione in volo e di attentato. Italo Mattei, da sempre convinto che il fratello sia stato assassinato, il 24 settembre del 63 sporge denuncia contro ignoti per omicidio plurimo. A supporto della denuncia include gli articoli del secolo XX che sono ancora oggi la fonte principale sulle cause della morte di Mattei. Nel 1966 il giudice istruttore Antonino Borghese dichiara non doversi procedere perché i fatti relativi non sussistono. Nella sentenza circa la notizia diffusa da Bellini sulla presenza di tre uomini all'aeroporto di Catania si legge che è stata clamorosamente smentita dalle deposizioni dei brigatieri di pubblica sicurezza in servizio di sorveglianza all'aeroporto di Catania che hanno escluso di aver notato nulla di anormale intorno al velivolo. Con l'archiviazione della denuncia sulle cause della morte di Mattei cala nuovamente il silenzio. Un uomo duro e sereno, accattivante nel suo modo di parlare, di discutere e deciso nelle scelte. Un uomo scomodo, un uomo contro, dunque che dopo la sua morte non è stato dimenticato. Il giallo della sua scomparsa ha creato intorno a Mattei un interesse giornalistico diffuso e costante negli anni, che non ha mai interrotto il flusso di supposizioni, di ipotesi o di tentati scoop. Nella primavera del 70 esce il libro L'assassinio di Enrico Mattei. Gli autori sono Fulvio Bellini e Alessandro Previdi. Lo hanno stampato a proprie spese dopo aver provato a farsi finanziare senza successo dall'ENI. Sostengono la tesi, già pubblicata da Bellini sul secolo XX, che Mattei è stato assassinato dalla CIA o dall'OAS. Ma questa volta a guidare i sabotatori all'aeroporto di Catania non è più un ufficiale di polizia, ma un ufficiale dei carabinieri. Questa volta il libro non passa inosservato. Su Panorama Gianluigi Melega, nel recensire il libro degli autori, scrive: Bellini, 47 anni, ha un passato tumultuoso, comunista e partigiano, venne espulso con ignominia dal partito ai primi degli anni 50, si unì al gruppo anticomunista di Pace e Libertà e contribuì a divulgare documenti segreti degli archivi del PC. Il libro richiama anche l'attenzione di Francesco Rosi, un regista di grande impegno civile che sta lavorando a un film su Mattei. Il caso Mattei è uno dei famosi misteri italiani, quei misteri ancora irrisolti e quei misteri ai quali io ho dedicato alcuni film. Io ho chiesto a De Mauro di ricostruire le due ultime giornate di vita di Mattei in Sicilia, le persone che aveva incontrato, i dialoghi che aveva avuto con queste persone, dettagli che possono servire alla successiva stesura di una sceneggiatura. Mauro De Mauro, un professionista capace, preparato, documentato e assolutamente innamorato della verità. Un giornalista scomodo, dunque, per indagare su un mistero ancora irrisolto, sulla morte di un uomo contro. Il 18 settembre del 70 scompare Mauro De Mauro. Sembra che abbia scoperto qualcosa che scotta sulla morte di Mattei. Il 26 settembre l'inviato del Messaggero, citando il libro di Bellini e Previdi, ormai diventato l'unica fonte di informazione sulla morte di Mattei, scrive che l'aereo fu sabotato da tre uomini. Nell'articolo, per la prima volta, al misterioso ufficiale che guida i sabotatori viene dato un nome. Si chiama Grillo. Il 19 novembre Panorama rivela la fonte. Si tratta del capo della squadra mobile di Palermo, Nino Mendolia. Di De Mauro nessuna notizia.
La morte di De Mauro e il nome di Mendolia riaprono la girandola delle ipotesi. Indizi vecchi e nuovi vengono riproposti nel tentativo di fare luce sulla morte del presidente dell'ENI. Nella confusione del momento, quelle che erano solo delle opinioni diventano le tesi ufficiali sull'assassinio di Mattei, ma non rispondono agli interrogativi di fondo. L'aereo esplose in volo, fu sabotaggio? E soprattutto, che ruolo giocava il cacciavite trovato nell'aereo di Mattei 9 mesi prima? Fu trovato poi che nel motore c'era un cacciavite fissato alle pareti interne del motore con dello scotch, in modo che quando l'aereo fosse stato già a una certa quota di volo, lo scotch sarebbe distaccato, il cacciavite avrebbe frantumato le pale del motore, praticamente, probabilmente, provocando un incidente fatale. Ecco, questo tentativo dimostra che qualcuno cercava di eliminare Mattei sabotando l'aereo. Quindi questo è un precedente che fa indubbiamente pensare che un tale tentativo andato vuoto una prima volta venga ripetuto. E questo tentativo di sabotaggio naturalmente crea un precedente, ma non è certo una prova definitiva, soprattutto perché può essere ugualmente usata sia dai sostenitori dell'incidente aereo che dai sostenitori di un attentato. E vedremo in seguito perché. Comunque, cosa accertò intanto l'inchiesta dei carabinieri relativamente allo strano incidente di quel 10 gennaio del 1962? Fu colpevolizzato per distrazione un motorista, il quale se la prese, la prese male, perché da quel momento lui non fu più il revisore dei motori, fu messo un po' da parte e non la prese bene. C'era questo servizio di Allavena, dei servizi segreti, e lui che ha messo sotto torchio il motorista. Io cosa posso fare? Eravamo amici con motoristi, così vado a dire. Io tutto più potevo dire, sei un imbecille, te lo sei dimenticato. Ma poi la mia funzione finiva lì. Io provvedimenti non potevo mica prendere, provvedimenti li prendeva Mattei o li prendeva il capo del personale. Ma allora perché fu accreditata l'ipotesi del sabotaggio? In Mattei, nemico italiano, Nico Perrone riporta la testimonianza resagli da Andreotti, secondo cui, poiché a Mattei era stata negata la parità della delegazione governativa che accompagnava il Presidente del Consiglio, Mattei fece accreditare la voce di un attentato al suo aereo e cancellò la partenza. La sconfessione dell'ipotesi del sabotaggio risulta confermata dalla testimonianza del comandante Ferdinando Bignardi, anche lui pilota personale di Mattei, che di fronte al giudice dichiarò: ero presente, si trattò della dimenticanza di un meccanico. E ancora una volta misteri e interrogativi rimangono totalmente aperti sul tavolo delle indagini, come quelli relativi a un possibile scoppio in volo dell'aereo di Mattei, un'ipotesi avanzata da Bellini nel 62 e nel 70 e ancora oggi sostenuta da molti. Sono fotografie che si vedono, in cui si vedono i pezzi dell'aereo da un lato e dall'altro dei pioppi. Se ora, diciamo, se l'aereo si fosse schiantato in questo modo, oltre che abbattere i pioppi, come dicevo e ripeto, i pezzi non avrebbero potuto passare i pioppi e andare dall'altra parte. Invece c'erano dei diversi, si vedono nelle fotografie, da un lato e dall'altro, il che significa che l'aereo è esploso in aria. Esplodendo in aria ha disseminato tutti questi frammenti da un lato e dall'altro dei vari pioppi. L'esplosione in volo è poco credibile perché quando l'aereo sta per atterrare viaggia a circa 300 km l'ora, a 600 metri di altezza. Se fosse esploso, anche senza tener conto dei 7600 metri al secondo della velocità di detonazione del tritolo, tutti i rottami dell'aereo e dei passeggeri si sarebbero sparsi su una superficie di gran lunga più ampia di quella riscontrata. I rottami si sparsero invece, come si legge nell'inchiesta ufficiale, sul terreno in un sol senso, secondo l'ultima traiettoria del velivolo stesso, come conferma chi lavorò quella notte a raccogliere quello che restava dei corpi. Dove è caduto l'aereo, diciamo così, era il centro.
era al centro, e poi c'era un raggio di 250 metri. Un raggio di 250 metri di superficie coperta, cioè interessata a questi pezzi. L'esplosione in aria sarebbe quindi da escludere, ma allora che cosa hanno visto i testimoni quella notte? Abbiamo simulato ciò che l'agricoltore Mario Ronchi disse di aver sentito e visto all'inviato del Corriere della Sera Franco Di Bella. Mi era apparso strano quel tuono, perché anche se pioveva non era tempo di nubifragio. Sono corso sull'aia e ci sono rimasto con una paura tremenda. Ronchi, quindi, attratto dal rumore, impiegò qualche secondo per uscire sull'aia. È chiaro che non poteva aver visto l'eventuale esplosione. E disse: il cielo era rosso, bruciava come un grande falò e le fiammelle scendevano tutte attorno. Sulle prime ho pensato ad un incendio, poi ho capito che doveva trattarsi di un aeroplano. Si era incendiato e i pezzi stavano cadendo ora sui prati sotto l'acqua. Ma quella notte c'era un altro testimone. Margherita Maroni si trovava a circa un chilometro di distanza dal luogo del disastro e la visibilità quella sera non era certo buona, pioveva e c'era foschia. Intervistata dall'inviato di Panorama nel novembre del 70, disse: ho udito uno scoppio ed ho visto delle scintille che venivano giù. Sembravano sere filanti, piccole comete. Ha sentito prima il botto e poi visto lo scoppio e le scintille? Sì, lo scoppio e poi le scintille. Se non è possibile accertare la verità sull'esplosione in volo dell'aereo sul quale viaggiava Mattei, quale strada è possibile seguire per continuare questa nostra inchiesta? Tutta la stampa italiana, e non solamente la stampa italiana, si è occupata per molti mesi del caso Mattei. E sono venute fuori delle cose abbastanza inquietanti, come per esempio quell'episodio dei due meccanici che, accompagnati da un falso ufficiale dei carabinieri, si sarebbero avvicinati all'aereo di Mattei per manomettere l'aereo e preparare l'attentato. Nella rivista Panorama, a proposito di una indagine della polizia all'aeroporto di Catania, si legge: a chi tentò di sbarrare loro il passo, l'uomo in divisa da ufficiale disse: sono il capitano Grillo, dobbiamo fare un'ispezione. Di questo particolare, di cui le autorità di polizia sono al corrente, nell'inchiesta non si fa parola. Di queste persone non si seppe più nulla. Quello che si seppe fu che il capitano Grillo dei Carabinieri non era mai stato in Sicilia e che era invece in una stazione del Piemonte. Ancora una pista incerta, dunque, fatta di voci, di smentite, di nomi veri applicati a persone false, di presenze accertate ma non identificate. Se è vero che l'autentico capitano Grillo non si trovava all'aeroporto di Catania quel giorno, è altrettanto possibile affermare che in quello scalo c'era un consistente numero di persone sospette. Io non ero intenzionato a seguire questa pista. Quando in una conversazione il questore Mordino mi ha fatto cenno a queste cose, per me è stato un incentivo, per me è stata la molla che mi ha spinto a... Ma che cosa le riferì esattamente in Mordino? Che non c'era servizio d'ordine entro l'aeroporto di Catania, che la manutenzione ordinaria era stata eseguita da quattro persone prelevate dalla stazione di Catania e che le quattro persone non erano più rintracciabili, erano scomparse. Per me è stata una finestra aperta su questa vicenda e da allora tuttora continuo. I will investigate to something else. I will investigate. Io vorrei fare un'indagine per scoprire se qualcuno che lavorava all'aeroporto di Catania come impiegato o come meccanico o anche semplicemente come uomo di fatica ha lasciato il lavoro il giorno dopo o il giorno stesso in cui è avvenuto il disastro. Io mi sono occupato di questo problema fino al punto che sono stato in Inghilterra, perché i quattro operai addetti alla manutenzione di Catania erano quattro portabagagli della stazione. Immediatamente dopo sono scomparsi da Catania e sono stati in Inghilterra.
in Inghilterra a Coventry. Hanno due di loro gestito un albergo, non sono in condizione se di dire in gestione per affitto o in proprietà, comunque sono stati in Inghilterra in condizione di gestire un albergo. Quando io sono andato in albergo in Inghilterra, loro già erano poi andati via ed erano in Australia. In quei giorni a Catania, dice Pantaleone, c'era anche un altro personaggio inquietante, Carlos Marcello. Il suo vero nome è Calogero Minacori, siciliano. Nato a Tunisi, emigrato a New Orleans, dove è diventato il capo della famiglia locale di Cosa Nostra. La sua scheda dell'FBI è un elenco telefonico. È un collaboratore della CIA, è stato coinvolto nell'assassinio di Kennedy. È legato al boss texano di Cosa Nostra, Jack Alfen, che è in affari anche con i petrolieri texani e ha sempre raccolto voti per le campagne elettorali di Lyndon Johnson, diventato dopo l'assassinio di Kennedy presidente degli Stati Uniti, anche lui da sempre sostenuto dai petrolieri. E allora, che cosa fa in quei giorni Carlos Marcello a Catania? L'importante, a mio giudizio, sarebbe quello di studiare e vedere bene che ruolo in quel momento economico-finanziario aveva la grande organizzazione mafiosa in America, in alleanza con i grandi interessi finanziari ed economici americani, che si opponevano alle linee di cambiamento che portava avanti Mattei. Il senatore Fanfani nel 1986 disse: chissà, forse l'abbattimento dell'aereo di Mattei più di 20 anni fa è stato il primo gesto terroristico nel nostro paese, il primo atto della piaga che ci perseguita ancora. E forse è proprio questa la chiave di lettura della nostra inchiesta sul caso Mattei. In altri termini, il vero attentato a Mattei è stato comunque certamente effettuato dopo la sua morte ed è stato organizzato da quanti e sono stati molti che avevano dei vantaggi da trarre dalla morte del fondatore dell'ENI. I rapporti tra Italia e compagnie obiettivamente mutarono profondamente da allora. Cessò la sfida, l'Italia rientrò in un ambito molto più ordinario, di ordinaria amministrazione petrolifera. Io, per onestà, non voglio dire che con Mattei le cose sarebbero andate molto diversamente. Del futuro che non si è verificato nessuno può parlare. Certamente devo constatare che dopo non fu più come prima e che quella aggressività che era stata dimostrata, quello spirito di indipendenza, soprattutto quel disegno che travalicava i confini della politica italiana, fu abbandonato. Alcuni dicono non ce lo potevamo permettere, forse è vero, ma sta di fatto che dopo Mattei una grande parte del mondo dei potenti del petrolio, dei veri potenti del petrolio, fu un po' più tranquillo. Capita con Mattei, capita con Moro, capita con Kennedy, ci sono uomini che hanno riempito un'epoca e che quando cadono ne aprono un'altra. Questo è sempre un mistero da approfondire. Non sarei un uomo se non sbagliassi anch'io, capito? Gli uomini devono sbagliare. E di sbaglio ne ho fatti anch'io, forse ne ho fatti tanti. Bisogna vedere qui il bilancio fra il passivo e l'attivo. Qual è la differenza? Professor Donato Firrao, ordinario al Politecnico di Torino e consulente della Procura di Pavia nell'indagine sulla morte di Enrico Mattei, chiusa pochi mesi fa. Professore, cosa è successo su quell'aereo? È scoppiata una bomba a bordo dell'aereo. Dunque, un sabotaggio? Un sabotaggio. Ma come avete avuto la certezza dello scoppio? Noi abbiamo esaminato i pochi pezzi che erano rimasti, uno strumento, si chiama indicatore triplo, che era rimasto come souvenir sulla scrivania di un impiegato dell'ENI, i frammenti dell'anello d'oro 18 carati di Enrico Mattei, alcuni frammenti metallici prelevati dai cadaveri mediante metodi di medicina legale. E su quegli elementi, su quei piccoli elementi avete costruito questa certezza? Sì, perché un'esplosione su questo tipo di metalli
L'indicatore triplo era fissato con delle viti di acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile e l'oro, se sottoposti a esplosione, danno dei segni microstrutturali inequivocabili che possono essere rilevati mediante indagine metallografica. Ma solo voi sapete fare queste analisi? Adesso le sappiamo fare. Ovviamente quando nel 1962 l'aereo è caduto non c'era questa competenza, venivano fuori i primi congressi in cui si parlava dell'effetto di esplosioni sui metalli. Professore, ma un'esplosione, si disse allora, appunto, avrebbe fatto trovare i resti dell'aereo in una zona molto più vasta. Non è una contraddizione? Dipende dalla grossezza della bomba, da quanto esplosivo è stato messo a bordo. Noi siamo partiti dal presupposto di avere una piccola carica. Abbiamo accertato che con 150 grammi equivalenti di tritolo si possono avere quegli effetti che noi abbiamo verificato. Ma dove era stata piazzata questa carica di tritolo? Secondo i nostri calcoli, dietro il cruscotto dell'aereo. Ma è stato possibile piazzarla lì senza entrare nella carlinga? Sì, siamo andati proprio sull'aereo gemello che all'epoca dell'indagine era custodito nell'aeroporto di Nizza in un hangar, e dall'esterno abbiamo introdotto la mano e abbiamo visto che avrebbe potuto essere introdotto un quantitativo di esplosivo tipo quello che le ho detto prima. Dunque era facilissimo farlo. Bastava volerlo. Sì, certo. Ma e come è stata azionata poi il meccanismo? E questo esula dalle mie competenze, si ricordi, sono un metallurgista. Le posso dare un'ipotesi plausibile. Nel momento in cui l'aereo era sul sentiero di discesa e c'è stato azionato il comando di apertura del carrello, questo ha anche azionato l'innesco della bomba. E questo potrebbe essere stato il metodo? Questa è un'ipotesi ragionevole, come le dico. È plausibile che questo possa essere successo. Ma da questo, mi scusi per capire bene, da questo frammento dell'anello di Mattei, come si fa a avere la certezza che c'è stata l'esplosione? Si preparano i materiali sezionandoli, attaccandoli, questa è una tecnica metallografica usuale, ponendoli sotto il microscopio e andando a verificare se ci sono queste particolarità microstrutturali che prendono il nome tecnico di microgeminati meccanici. Professore, senta, ma perché secondo lei si è arrivato a questa conclusione solo dopo 40 anni? Perché nel 1962 non c'era, come le ho già detto prima, una competenza così diffusa, e poi l'inchiesta è rimasta in un certo senso dormiente, è stata riaperta solo nel 1995. Grazie, professore. Prego. Il 20 febbraio 2003 il procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Mattei, chiedendo l'archiviazione per quanto riguarda esecutori e mandanti, ma raggiungendo la certezza che l'aereo venne dolosamente abbattuto. Nelle conclusioni del magistrato si legge tra l'altro che la programmazione e l'esecuzione dell'attentato furono complesse e comportarono il coinvolgimento di uomini inseriti nello stesso ente petrolifero e negli organi di sicurezza dello Stato con responsabilità non di secondo piano. La richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP di Pavia, Fabio Lambertucci.